l'ha fatto col sinistro, vi ha disturbato autistici del cacchio. Come mai? Adesso arriveranno tutte le mamme per i bambini autistici. Hai detto che sì, questa è purtroppo, ragazzi. Purtroppo è questa comunicità che è così. Però perché ho fatto col braccio sinistro? Perché? Ho dormito sul braccio destro, siccome non dormivo da due giorni, sì. Non mi sono accorto del male nel mentre che dormi, no? Perché poi sei mezz'ora ti passa. Invece mi sono alzato dopo 8 ore di sonno e adesso tutto il braccio che mi fa. Ah! Se io provo a fare la legge fiamma. Ah no! Aia! Mi fa male! E quindi non riesco. Ho sentito. Forse era il treno così. Mi fa malissimo. Ma proprio da qua dietro. Va bene, comunque cominciamo, beh, mi dispiace tanto per i tuoi problemi fisici. Ok, voi come state? Scrivete qua sotto gli infortuni gravi o medi che avete, anche patologie tipo. Bravo, e con l'hashtag leggera, sto bene o. E sto quella leggera forma d'autismo che affligge i geni e i serial killer. Oggi ci scrive un tale Zero. Zero. Ma non è il codice di avviamento postale quello che stai leggendo? Speriamo a Dio di no. Il signor Zero mi dice: cosa dice? Ciao Fade Barlo. Ah, okay. Seguo sempre il vostro programma. Ma non va fatto al plurale, ciao. 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 Ciao Fade Barlo. Ah sì, forse devo correggerlo. Più ciao, sono ciao. Prova a rileggerlo. Ciao Fade Barlo. Sì, ce ne ho, quanti ne vuoi. Grazie per tutta la simpatia che mettete nei vostri video. Botto. Io sono contento di seguirvi dagli inizi. Sono almeno quasi 4 anni che vi seguo. E volevo chiedervi, siccome è uscito il mio nuovo pezzo, se potete fare appunto il mio nuovo pezzo. Grazie mille. Lo facciamo noi il nuovo pezzo, sì. Cioè lo devo suonare, lo devo cantare sì, io. Sì, così c'è. Non fare la reaction. Grazie mille, aspetto le vostre notizie. Sì. Io devo rispondere alla letterina. Ecco, di sorpresa. Allora andiamo subito a vedere questo nuovo video di Zero. Che appunto ha scritto la letterina. Bellissimo. Ma Zero chi, scusami? Zero Calcare? Speriamo di no. Speriamo di no. Rockstar L. Ah, non partire. Rockstar L, quindi è la rockstar dell'inferno. Sì, quella è. Ma quanti rapper ci sono che si chiamano Zero? Anch'io dalle medie mi chiamavo Zero. Pensa a te. Con i polsini della Zero anche. Zero, sai che è fallita quella marca? Sì, che aveva copiato. Non c'era ancora il trick. Hanno detto facciamo il trick della Supreme di Barletta. No, allora si... hanno detto un cazzo ci fa non del trick. Non si può fare. Ah, ma mi fai il trick, io inventati io i trick. Infatti. Gli ha detto la Zero. Vai, Zero, Rockstar Hell, andiamo. Ma magari è zero, non zero. Sennò scriveva la I. Ho messo il caricato. Bello, l'arena dei gladiatori morti. Lui non è così bello. Zero Roma. Lo sapevo che era Roma, guarda un po'. Intro, questo l'ha detto, è l'intro. Anticipato la Genius. Tra parentesi, Zero. Dove puoi ritrovare te? No, Snarco. Sì. Ecco il pazzo. Pensavo che ecco il pazzo. Mi sembra normale. No, no, non sarei il pare. Per un gioco cammino sull'acqua a modo. Cosa? È strabit, no, ha smesso il gatto. Lui si mangia da solo il lobo. Sono scasso, tu certe cose vivi le scrivi. Prima di sparare sentenze, finte partenze, tu intero. Fa quello che intensi, fregatene. A me tu hai detto, non andatene. Dattene, altalene. Come se no, altalene. Altalene. Bang bang, sto fiero bang bang. Sto finto slang slang, tra la pelle. Quante rime, no, bang. No, fare il suo gioco. Finisce male. Ho detto, voglio fare extra beat. Però non so le pare veloce. Quindi al posto di andare extra beat, faccio extra time. Faccio uno smetricato. Faccio un extra team. Un extra time. Allora, Zero, io ti rispondo perché hai visto che mi hanno dato una bellissima letterina. Ma rispondiamo di letterina. Allora. Rispondo io. No, io so cosa vuoi. Le leggi e io. Ah, rispondi. Guarda per me. Adesso, no. Chi con il chiostro simpatico? Sono. Sei Zero che legge la letterina che gli è arrivata da fare. Ah, ho capito, tu sei Zero. Ciao Zero, siamo Fade Barlo. Come da tua esplicita richiesta, abbiamo preso in analisi il tuo video Zero, Rockstar. E abbiamo fatto il tuo video. Bravo. Ma come abbiamo fatto guardando me? Anche la reaction. Detto questo, ti direi che se già faceva schifo il Cruce Clan, che comunque era una roba sua. Figurati la roba tua che metterci anche un botto. Ma non abbiamo capito. Eh sì, però non avevo poi la torre del il topo. Sbianchetto. Quindi io volevo capirti che cazzo era il testo, cioè cosa volevi esprimere con questa cosa oltre a far capire che comunque no? Distinti saluti la direzione.
E lui ti ha lanciato di stanza. Hai ragione. Allora, la ragazzo, la vado a imbucare. Alla fine il ragazzo scrive bene. La sua vicina spacca. No, non scrive bene. Il ragazzo scrive bene, in realtà il testo è scritto bene, c'ha dei bei concetti. Non mi piace lui, sembra un po' acerbo, ogni tanto smetrica. Certo. Comunque, se voi volete andare a sentire meglio come l'avete sentito nel video. Se volete andare a sentire Tuscia, la fate prima. Ecco, andate lì, scrivetegli quello che pensate. Secondo me il testo è valido. Però purtroppo ci sono alcune carenze nel rap che io non tollero. Sì, sì, sì. Perché il rap è metrica, ragazzi. È metrica e anche... cioè, senso logico delle frasi. Di Cicoria che smetricava ce n'era uno. Non... di Tedua ce n'è uno. Cerchiamo di fare una roba un po' più nostra. Perché... non puoi dire nostra, però un po' più tua. Un po' più tua. Bravo. Ciao. Ciao.